Qui a Taranto fa proprio caldo e noi siamo pronti per partire per andare al primo survival meeting. Forse il secondo. L'hai preferito? Adesso? Io però ce l'ho il coraggio di dire anche a voi. Sì. Ma io appiccarsi. Io invece resto neutra come la Svizzera. Solito autogrill. Che si fa per trovare gli amici, eh? Ui, non mi faccerà così. E siamo arrivati a Caserta. O c'è il casello forse, non lo so. Quasi dovrebbe arrivati, esserci. Quasi arrivati, dai, ancora no. 10 minuti. Sì, mi sa che c'è il casello, ok. Aspetta, dammi un secondo, amica mia. Ok. Devo fare pure la lessa. Arrivederci. Ciao bello, ciao. Мы в Казерте. Казерта! Да, Олеся, я тоже доехала до Казерты, но ты меня опять же таки опередила в этом году. E siamo arrivati a Caserta. E lo ZTL è disattivato. Tutte le buche hai preso, non ho registrato un cazzo. Amore. Parcheggio. Ok, sì. Il problema sarà fare il check-in. E questo è il parcheggio, la regia. Caspita. Lo devono fare più largo leggermente. Sì. На два дня приехали. Ascensore super moderno, super touch, secondo piano. Bisogna aspettare circa un'ora e mezza prima che la porta si chiuda, se mia moglie si toglie forza, la porta si chiude. Tu porti tu, io porto due valigie che pesano quanto tutte le borse. Per due giorni. Per due giorni. Dove dobbiamo andare? Destra e sinistra? Non so, vedi un po'. Двести, там, блин, все как перепутал. Эна, давай. Dove eravamo? Ecco. Era nascosta. Spriateli. Ok, che brutta stanza. Almeno partiamo proprio male con la porta. Allora, praticamente il sistema è questo. Una volta che si entra nella stanza, si apre con la chiave, bisogna inserire la tessera qui. Perché altrimenti tutto il sistema luci non funziona. Se infatti io provo a tirarlo, adesso funziona però... Dopo un po', se lo spegni, si dovrebbe spegnere e non funzionare. Quindi questa rimane lì. Vediamo subito il bagno. Accendiamo la luce in bagno. Bello, c'è la vasca. Non è proprio il massimo, però dai. No, veramente c'è la vasca? Sì, sì. Water sospesi. Water bidet sospesi. Un lavandino un po' lesionato, però. Questo sono io e questa è Ian. Uno specchio come di consuetudine e questa è la stanza. Vediamo la faccia, ovviamente avrà una faccia leggermente di merda. Speriamo che questa non sia la colazione di domani, perché altrimenti mi incazzo come una bestia. No, è benvenuto. Ok, ecco dove si entra qui. Quante tende ci sono? Ok, apriamo la finestra. L'affaccio è nell'interno, quindi un po' sinceramente triste.
Mi sono appoggiato un secondo e già sonno sto prendendo. Come si fa ad aprirlo? Lo sapevo che la cacacazza mi doveva rompere. Non sa aprire niente. Ma la vado a beccare subito. Cosa è successo? Questo qua come si apre? Che è chiuso? Da qua dietro si apre. Io devo pulire sopra un po' del bagno. Le donne non sanno fare niente. Avevo detto una parola che non deve. Vabbò, riposiamo e poi alle 18 ci incontriamo con gli altri. La stanza d'albergo è caldissima e fuori fa freddo e c'è un traffico bestiale qui a Caserta. Strano. Però poi si mangia tu una cappia, che rompo mille case. Ah, potranno si non può fare qua. Buonasera. Qui dovevo mettere il pompon che la beggiava. Ciao, Vincenzo. Ciao, ma se stavamo a Parash. Iana! Ok, non la posso distrarre. Allora, siamo arrivati al ristorante, si chiama, non si vede. La bolla. La bolla, però non si vede niente. Stiamo dicendo fritto ne mangiate, sì, no. 6 fritti, un po' di fritto di antipasto di entrée. Alla nostra, da, beh, Giovanni, alla tua pure. Alla nostra di tutti, amme, da din don, click, 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 ciac, ciac. Vedi? Fate anche voi, amo, bevi. Da questo calice amaro di vino. Bevi. Ma stiamo facendo la pubblicità. Vedi che ti devo taggare poi, da me. Allora, la sera, mandavo i messaggi degli amici. Lo scarolaccio, qualcuno ha pieno lo scarolaccio. Ok, grazie. Non la faccio lo scarolaccio, però ci servono le posate. Sto scarolato. Posate, un po' di posate, signori, se volete effettuare una ripresa. Sta sgombiato. Che pausa. Sto pulendo. Assaggia. Allora, per assaggiare proviamo. Tu ringrazia la Madonna che non fai i video sui vibratori. Ah. Assaggia. Non ci mette enfasi. Beh. La marognola, vabbè, la scarola. Facciamo metà per uno. Tu mi fai assaggiare la tua, io la mia. Ah, è la stessa. Beh, quindi mi piace. Cos'è? Il concentrato di basilico. Mangia. È vero, scende leggero come qua. Le capricotte pera. Io ho preso, però servite prima gli ospiti. Con la caprese? Allora, ma qua si cioè, questo è il babà negro. Questo è il babà negro. Senti, le posso la caprese qua. Caprese di là. E una? Un ammesso non c'è qualcun altro che deve avere. Io non ho capprese. Giulia! Vuoi riprendere? Vuoi riprendere questo piatto? Non posso già ripreso. No, riprendi questo che è meglio. Amo, poi ti mando, devo venire a casa. Ancora?
Applausi, dai. Maestro. Oh. Dico, io sono... Mamma mia, ultime parole famose. Io sono tutto. La bomba. Davide, va. E già sto pensando che ce ne torniamo. Comunque è un bene che ce ne torniamo a piedi. La parte più intensa è stata da casa fino alla stazione. Beh, amo. Nico, ti posso pure accompagnare a Parigi? Buono! Potete partecipare alla raccolta? Io, se no... Buongiorno. Ieri sera abbiamo fatto poche riprese perché c'erano dei bambini, ci siamo dedicati alla serata, quindi siamo divertiti, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto e volevamo veramente evitare di riprendere e a parlare col telefonino. Forse qualcosa avrò registrato, ma vediamo. Adesso ci alziamo e mia moglie, sapendo, si è già vestita. Andiamo a fare colazione giù nella hall dell'albergo e poi ci andiamo a fare un giro dentro la Caserta. Pronto tesoro? Moltissimo. Ci ho già sonno. Adesso mangiamo questo. È ripieno. Siamo lavati, vestiti, la colazione come avete visto l'abbiamo fatta e adesso andiamo a visitare la Reggia di Caserta, sperando di poter prendere i biglietti direttamente lì in biglietteria se ce n'è una, altrimenti dovrò fare l'acquisto online. Questa è Piazza Vanvitelli, vedo. Girando nel centro storico di Caserta ti trovi due belle Tesla da provare. È possibile prenotare il test drive. Che bomba! Siamo quasi arrivati. Questa è la Reggia. Di grande è grande, eh? Non so se riusciremo a visitarla tutta. Siamo riusciti ad entrare finalmente. Andiamo a visitare prima i giardini e poi gli appartamenti. Avete uno zaino con voi. Quando dovete entrare negli appartamenti dovete prima lasciare lo zaino nel guardaroba. C'hanno paura che ci freghiamo le cose, magari degli oggetti rarissimi. E questi sono i giardini della Reggia. In questo caso la Reggia vista di qua è molto bella. Qui ci viveva il re. Guarda lui. Il re, mo ti dico pure come si chiamava quel re. Carlo di Borbone. Che effettore fa vedere. Mica siamo qua a pettinare le palle. Dentro la Reggia poi tra l'altro. Questo è il ponte. Ah, quello che abbiamo passato. Esatto, da sotto. Potevamo scavalcare di qua e entrare gratis. Questa si chiama Via d'Acqua. C'è un affollamento di pesci.
Italianicca. Ringraziamo comunque l'autista che ci ha accompagnato fin qui con la navetta. Hanno pure dato una mappa della Reggia. Ah, vedete, adesso si può riprendere la Reggia senza luce, vedete quanto è bella. Questo è il nostro biglietto per poter ritirare lo zaino, andiamo agli appartamenti reali. Facciamo questo bello giro. La Reggia l'abbiamo visitata, in minima parte, ma l'abbiamo visitata. Adesso torniamo in albergo, perché tra un po' ci incontriamo con Nicky e compagna e anche con Vincenzo. Ci conviene mangiare qualcosa di terra. Alla nostra. Alla nostra. Sembra la faccia che ci vuole male. Sempre. Le zakuski. Allora, questo come si chiama? Polipetti, moscardini. Questi cosa sono? Frittata di pasta. Frittata di macaroni. E qua? Bruschette e le verdure. Mangia piano. Allora. Com'è? Un panzerotto vuoto. Questa qui è l'impasto della pizza fritto. Sì. La noi si chiama panzerotto con un sugo e il moscardino. Il panzerotto è quello di pieno. Ma buono, piace. Visitare Taranto. Wow. Quando conviene visitare Taranto? Estate. No, però non troppo estate, maggio forse, perché però fa troppo caldo. Fa troppo caldo, è vero. Se ti piace il caldo, l'estate puoi andare al mare. Il mare è bellissimo. Mangiamo il pacco. Beh, assaggiamo, dai. È una porzione, è cotto bene. E poi il pacchero è rigato perfetto perché prende il suo.
qua per i ragazzi. Vediamo Nicky, assaggia, prova assaggio. A me è buonissimo, assaggio. Assaggio. No, no, assaggio, assaggio. Perché ha calamaro. Un calamaro non mangio stasera, assaggio questo. Sabri, assaggio pure tu, va. Pigna, va ancora, non ho mangiato. Non assaggio. Assaggio, Sabri. Assaggio me. Ancora non lo mangio, prendi, prendi. Con dentro. Vediamo. Buono proprio. Fatto bene. Com'è? Buono? È buono. Te l'ho detto, è buonissimo. È buono? Buonissimo, top. Pronti a fare selfie. Amore mio, un caffettino per finire? Sì. Rilavati per riscendere. Questa volta mi sono stra imbottito perché fuori fa veramente freddo. Il letto come sempre un macello e Ian è sempre l'ultima. Non rompe. E vuoi adesso? Un vaffanculo o più tardi? Mangia ancora al ristorante Antica Locanda con Vincenzino. Vi apro la porta e vi faccio entrare? Certo, come no? Sta la gente a mangiare proprio vicino alla porta, che è un peggio posto. Vai. Vi apro la porta, aspetta. Buonasera, benvenuti. Prego, signori. Una città. Allora, a me non lo devi dire, manco da un poco di tempo, ma amore di... Ma sono già stato. Sono loro che sono... Non mi fanno parlare, signori. No, no, non no. Mi fanno parlare. No, fa parlare con loro che sono... Mario, un attimo. Sì, riprendi. Sentori di mozzarella. Scoglio. Calzino bagnato. Ah, no, non lo prendo, lo può portare indietro. Allora. No. Squisito. Sapevi di bravo. Squisito. A voi, signori, buona cena. Ma su io c'ho quello lì, a loro sanno a bere proprio poco, poco, poco. Va bene. Quindi qui abbiamo... Ma mica tenete queste sulle piatte per servire. C'è niente. C'è. Bene, grazie. Beh, facciamo un brindisi, dai. C'è a che è tutto a posto. Cioè, ma che? Teneva la mano così. Vabbè, loro ne mettono poco, giusto? Ok, a posto. Pian piano te lo dico. Piccolino bianco. Alla grella. Alla grella. Posto che poi sempre ci arrivano. Allora, questi sono un polipetto all'insalata, insalata di polpo. Prego signori, possiamo gradire uno strudel di baccalà. Rallentation. Non gradisci la ricetta fritta? Io l'ho mangiato già. Io la gradisco. No, a te. Vabbè, metti a me. E tu che pulire. A te diamo la testa del polipo alla Luciana. È vero, a noi il polipo alla Luciana in realtà è il polipo in bianco. È insalato, esatto. È quello là, lo so bene. Buonissimo. A cottura? Le pacche rotte. È ben cotto. Non so che cosa abbiamo ordinato, ma guarda tu. Le quigliate miste, mazzacoli, calamari, baccalà, bistecca di tonno russo, scotta dei pesci. Grazie. Ma sto ciurlo che è? La spigola. No, questo qua. Patata. Ah, una purea di patate. Ah, questo fiorellino, bello. Delicato, delicato. Rompiamo lo zucchero che si è caramellato. È buonissimo, un burro. Buonissima crema catalana da Staffè. Le sbriciolone. Crema catalana. Questa è la melanuc e questa è la sbriciolona. Annucca. Ma ha detto che a lui non gli piacciono i dolci, no?
piacciono a Mirko Dolce? Ci ha portato il uno zucchero. Sì, sì, vai. Beh, assaggiamo sto caffè. Dai. Vedi, vedi, vedi. Ma che buono. Bello, vedi. Nonostante lo abbia girato, non si è smosso niente. Dai, bevi, 3 ore per girare. Soddisfatto? Sì, espresso. Ricco. E che cos'è? A grappin bot. Sublime! L'avventura qui a casetta è terminata, sta piovendo, siamo usciti dall'albergo, abbiamo pagato tutto, abbiamo ripreso l'auto dal parcheggio e adesso ci avviamo per uscire da Caserta per poter tornare a casa. Un po' tristi. Anche la città sta piangendo per noi.